L'aeroporto d'Abruzzo apre la stagione estiva, è iniziata, ci sono davvero tanti transiti nazionali e internazionali, ma rispetto poi a quello che era un bilancio di previsione, come sta andando la stagione estiva? I voli sono tutti pieni, e stiamo andando bene, in linea con quello che è il dato dell'anno scorso, il che è un grosso risultato perché normalmente gli altri aeroporti stanno scendendo, almeno quelli della nostra categoria stanno scendendo molto. Noi stiamo tenendo bene, gli aerei sono tutti pieni e tutto sta funzionando regolarmente, come vedete qui in giro. Quali sono le tratte poi per l'estate aggiuntive rispetto insomma alla stagione invernale? Beh, noi abbiamo Alghero, abbiamo Cagliari, abbiamo Düsseldorf che però è già partito, queste sono le tratte, c'è Mostar che si è aggiunta, sono le nostre rotte tradizionali che ogni estate vengono riproposte e vengono riproposte anche con successo perché stanno andando tutti bene. Per il traffico estivo si può parlare di mete preferite, si può parlare di un target più giovane, meno giovane, qual è la configurazione? Ryanair è orizzontale, sui voli Ryanair volano i businessmen, volano i ragazzi, volano le gite scolastiche, volano i turisti, volano un po' tutti, anche perché noi siamo grosso modo collegati con le più importanti aree europee, insomma abbiamo la Spagna, abbiamo la Francia, abbiamo la Germania, l'Inghilterra, quindi c'è Milano e Bergamo e Linate che rappresentano due sorte di hub da cui si può partire per altre destinazioni. Quindi tutto sommato c'è di tutto, soprattutto il dato positivo è che il 35% di tutti coloro che passano in questo aeroporto sono stranieri, contro un dato medio regionale del 7,9. Quindi nel turismo regionale su 100 passeggeri 7,9 sono stranieri, invece qui dentro su 100 passeggeri da 30 a 35 sono stranieri, il che è un ottimo dato.